Sì, buonasera a tutti. Io mi chiamo Marco e faccio parte del Comitato Lo Grandi Navi e vivo in centro storico. La prima cosa che ci tengo a sottolineare è naturalmente che il Comitato sosterrà e parteciperà attivamente a qualsiasi iniziativa, a qualsiasi mobilitazione che le persone qui dentro, l'Assemblea contro il rischio chimico, decideranno di portare avanti contro questa ipotesi di revamping dell'ALES. Ma lo dico non solo per una questione di opportunità di alleanze, lo dico perché io credo che qui il tempo sia maturo, perché noi cominciamo a vederci non solo tra terraferma e centro storico del Veneziano, ma con i comitati di tutta la regione, non come delle singole esperienze che fanno delle singole vertenze ambientali territoriali, ma che noi diventiamo davvero, nel senso più profondo e costituente del termine, una comunità in lotta. Io, vedete, sono stato la scorsa settimana, pochi giorni fa, all'Aquila per la prima tappa della costituente dei beni comuni, dove c'erano Rodotà e Mattei, ma soprattutto dove c'erano esperienze di comitati territoriali e ambientali da tutta Italia, in quel caso lì soprattutto dal sud, dal centro Italia. C'è una ricchezza di esperienze e c'è una comunità di intenti che, se noi non riusciamo a riprodurre a casa nostra, perdiamo veramente un'occasione. Cioè, noi dobbiamo cominciare a vederci come una comunità, un insieme di persone che si battono per una rivoluzione della vita, non contro il singolo revamping, contro le navi, eccetera, ma per cambiare un modello che non è solo un modello di sviluppo, che è un modello di vita che è insopportabile, che non ce la facciamo più a sostenere, che non ce la facciamo più a sopportare. Dico anche questo nello specifico, la questione di ALES ci parla di qualcosa che ha molto a che vedere col centro storico, e non è solo una questione di ecomafie 2.0 come ha spiegato l'assessore. Questo sistema di affarismo, grandi opere, appalti, lavori, soldi, è diventato un cancro anche quando è rimasto nei confini della legalità. Mantovani l'hanno beccato perché c'era un deficiente che li faceva da cartiera a San Marino, che li faceva le fatture false e si autoregistrava le telefonate. Se no, non lo beccavano. Ma gli unici che negli anni hanno fatto la lotta contro questo sistema monopolistico, sono stati i vari comitati. Noi il centro storico l'abbiamo fatto come Nomose, voi l'avete fatto qua come Assemblea contro il rischio chimico. Adesso è il momento davvero di voltare pagina, approfittando anche del fatto, per esempio, che un protagonista di questa sporcizia come Mantovani è finito agli arresti. Guardate, se disgraziatamente ci dovessero scavare nuovi canali e canaloni per le grandi navi a Venezia, chi li farebbe quei lavori lì? Li farebbe ovviamente la Mantovani. E il Mose, chi l'ha fatto? La prima anomalia, 25 anni fa, per decreto ministeriale, la concessione unica dei lavori di salvaguardia di Venezia, leggi Mose, 10 miliardi di euro rubati alla salvaguardia di questa città, dove sono finiti? Al consorzio Venezia Nuova, uguale Mantovani come maggior azionista. Ora, io vi dico questa cosa, noi siamo stufi a Venezia, vedo che qua ovviamente c'è una risposta veramente importante questa sera. Allora, noi saremo indubbiamente le iniziative che voi porterete avanti, ma io vi faccio anche un invito. Noi come Comitato Lo Grandi Navi stiamo lanciando per l'8 e 9 giugno una grande mobilitazione nazionale ed internazionale a Venezia contro le grandi opere e contro le grandi navi, ma anche contro questo modello di sviluppo e anche per i beni comuni. Quella manifestazione lì deve essere la casa di tutte quelle persone, a partire da questa città tutta, di tutte quelle persone, di tutti quei comitati e soggetti che fanno della difesa dei beni comuni una nuova ragione di stare insieme, un nuovo modo di vivere il proprio territorio. Allora, vi invito a seguirci, vi invito a fare vostra questa manifestazione dell'8 e 9, adesso è il momento di farlo, quindi vi ringrazio.